Lei sa dove ha preso i primissimi soldi Berlusconi? La sinistra butta anche dei dubbi su di me, su come ho trovato io i primi soldi. Berlusconi ha fatto i soldi con Craxi. È un ladro. Faccio una città di 4.000 abitanti e tutti a dire, ah, non è possibile. Fatta. I soldi si è pure guadagnati, Ne faccio una di 12.000, fatta. Ne faccio una di 18.000, fatta. Ma che ci frega a noi? Mamma cara, dimmi nena da piega, ci vado pure io, ci vado. Io non ho mai fatto affari, io non ho mai fatto acquisti e vendite, non ho mai fatto operazioni di borsa, io ho fatto sempre soltanto l'imprenditore. Berlusconi sarebbe stato disposto a qualunque cosa pur di arrivare dove voleva arrivare. Io sono sicuro di una cosa, che Berlusconi ha utilizzato soldi non suoi. Non è l'uomo che si fa da sé, ma è il raccomandato per eccellenza. Berlusconi è stato scelto da un gruppo come promotore. Il presidente Berlusconi, in qualità di già indagato, ritiene di avvalersi della facoltà di non rispondere, quindi molte domande sono rimaste senza risposta. C'è tutto un mondo dove Berlusconi già sguazza dagli anni 60. Berlusconi è solo un volto spendibile. Silvio Berlusconi, come tutti quelli che hanno molti soldi, ecco, si preoccupava del fatto, dell'opinione che la gente si potesse fare circa il fatto che una persona diventa improvvisamente miliardario. Da dove arrivano quei soldi? Come li ha fatti? Se fossi nato nell'Arabia Saudita avrei fatto lo sceicco. Negli anni 60 e 70 il denaro, frutto di criminalità, corruzione ed evasione fiscale, si ricicla attraverso l'universo di banche e società finanziarie in paesi cosiddetti offshore e con il metodo back to back. La banca Rasini ricicla denaro per conto della mafia, della P2, della Banca Vaticana e di finanziari senza scrupoli come Michele Sindona. Il direttore della banca Rasini è Luigi Berlusconi, padre di Silvio. È la banca Rasini a prestare i primi soldi al giovane Berlusconi, che comincia a costruire le prime palazzine. Altri soldi sono arrivati dal Banco Ambrosiano di Nassau alle Bahamas, da un uomo d'affari vicino a Sindona, Renzo Rezzonico, da uno degli uomini più potenti d'Europa, colui che ha creato le fortune finanziarie di Sindona, Tito Tettamanti, e da una banca accusata dalle autorità israeliane di riciclaggio per conto della più potente famiglia di narcotrafficanti del mondo, i Contrera Caruana. Berlusconi non ha creato Milano 2, la Edilnord e la Fininvest con i suoi soldi, ma con soldi di altri. Berlusconi le prime società le fondò certamente attraverso l'aiuto del padre con la banca Rasini, perché non so altrimenti dove sarebbe andato a prenderli. Certamente Berlusconi non era un cliente qualsiasi, perché suo padre aveva la procura della banca fino al 69. La banca apparteneva a una ricchissima famiglia milanese, che era quella dei Conti Rasini. Avallava certe operazioni che magari altre banche non avrebbero avallate, grandi movimentazioni contanti, senza dover specificare o giustificarne la provenienza. Per aprire un conto alla Rasini bisognava essere raccomandati da altri correntisti o da persone di fiducia della famiglia Zereto.
e se non prima del conte Rasini. Questi Rasini appunto crescono questa banca che funge appunto da banca d'affari per gli interessi privati, spesso anche per l'esportazione all'estero di capitali della ricca borghesia milanese. La banca Rasini in qualche modo partecipava allo stesso meccanismo di esportazione di capitale di cui ha beneficiato Berlusconi. La banca Rasini è il crocevia di una serie di interessi, insomma, molto radicati nel peggiore network massonico. Era stata indicata da Michele Sindona, che di mafia e di soldi sporchi se ne intendeva alla grande, come una delle banche italiane che riciclavano soldi sporchi. Il Vaticano affidava alla banca Rasini, come ad altre, i suoi soldi. Era una banca che era stata indicata a mio padre come lo IOR, come una banca che si poteva operare in questa maniera, senza la tracciabilità del denaro, quello che voleva mio padre. Le persone che hanno tenuto partecipazione intorno al 35% della banca Rasini erano delle fiduciarie che erano sotto controllo di persone molto vicine al Vaticano. L'uomo fiduciario di queste società è un uomo che poi riceve nella sua vita tante onorificenze della Chiesa Cattolica ed è una persona che venne poi anche nominato gentiluomo di Sua Santità. Si tratta di un personaggio che è riconosciuto come un grandissimo architetto di società offshore ad hoc per le esigenze dei vari clienti, siano questi gruppi, istituzioni più o meno grandi e importanti. Ed è questa persona, questo Herbert Patlina, la persona che gestisce le fiduciarie che immettono tanto denaro nella banca Rasini. Patliner e anche in parte Alex Vida, che sono delle persone che fungono nel Liechtenstein come fiduciari di centinaia se non di migliaia di società. Fiederker e Batliner rappresentavano anche gli interessi del Vaticano e probabilmente anche di Calvi di Sindona all'interno della Rasini. In particolare una delle tre società dell'Liechtenstein azionista della Rasini, la Britener, aveva diciamo una consorella che era situata a Nassau nelle Bahamas e che era collegata a sua volta con la Cisalpine Overseas Bank, che era una delle banche create da Sindona, da Marcinkus e Calvi per fare attività offshore. Quando poi un personaggio come Batliner si trova a rappresentare chi finanzia la banca Rasini oppure porta via soldi dalla banca Rasini o comunque poi finanzia operazioni di Berlusconi, quei soldi di chi sono? Possono essere, come dire, del Vaticano, possono essere della mafia, possono essere di altri soggetti, di gruppi massonici. Cioè, il punto è che non sono soldi dell'utilizzatore finale al quale vengono dati. Quindi la presenza di questa Britener ci dice che probabilmente esisteva un collegamento tra Calvi, Sindona, il Vaticano e la banca Rasini. Successivamente però avviene qualcosa di strano. Nella compagine della banca entrano dei soci siciliani. La famiglia Lazzaretto è originaria di Misilmeri, in Sicilia. Il padre, Giuseppe, si trasferisce a Milano ed acquisisce una partecipazione nella banca Rasini, dove lavora il figlio Dario, che diverrà socio della banca. Giuseppe Azzaretto è figura di riferimento della finanza cattolica, appartiene ai Cavalieri di Malta e all'Ordine dei Cavalieri del Santo Sepolcro. Formalmente il proprietario era la famiglia Azzaretto. Si sussurrava negli ambienti della Democrazia Cristiana che dietro ci fosse un grosso personaggio della Democrazia Cristiana che aveva riferimenti importanti nel sud. Cioè si parlava di Giulio Andreotti, tanto per non far nomi. Di rilievo la testimonianza in questo senso che abbiamo raccolto dalla padronessa Giuseppina Cordopatri,
che è stata anche azionista della banca Rasini. L'accordo Patri ci dice che la Rasini era di fatto controllata da Andreotti. Penso che attraverso quel canale lì poi Silvio Berlusconi abbia avuto accesso a un certo ambiente siciliano capace di concentrare capitali a una velocità molto importante. La Rasini ha, oltre a questa presenza siciliana e andreottiana, anche una componente estera, una componente offshore. Cioè, noi siamo andati a prenderci i libri soci di questa misteriosa banca e abbiamo trovato tre società, la Woods, la Manlan Financiera e la Britener, tutte afferenti a Liechtenstein, tutte aventi sede in Liechtenstein. Io penso che i personaggi dietro la banca Rasini siano stati coloro che abbiano portato Berlusconi a Lugano e a Lussemburgo presentandolo alle persone più importanti. Lugano è un posto in cui succedono le cose che non succedono in nessun altro posto. C'era un gran numero di investitori che a quell'epoca cercavano di far uscire dei capitali dall'Italia, ma nello stesso tempo li volevano in parte farle rientrare in maniera anonima, in maniera confidenziale, e si servivano di persone che potevano poi canalizzare questi investimenti in vari settori, incluso il settore immobiliare. Una delle mie ultime inchieste, anzi l'ultima, quella denominata Mato Grosso, dove proprio in quella circostanza che era apparso il nome di Berlusconi, non tanto il nome Berlusconi Silvio, uomo politico, era apparso il nome Berlusconi come gruppo, come società, attraverso un faccendiere di Barcellona trapiantato a Rio de Janeiro, il cui nome è Juan Ripoll Mari, che aveva delle società di appoggio panamensi, quindi delle offshore a Lugano, ed è proprio questo personaggio che ha fatto in primis il nome del gruppo Berlusconi, dal quale lui non mi ha detto il nome, ma secondo lui questa persona lo metteva nelle condizioni di riciclare circa 300 milioni di dollari. Lui parlava di soldi sporchi, non parlava di soldi in nero, lui parlava di soldi sporchi da lavare. History of offshore banking. Simply put, in developed countries like OECD countries, surpluses are made, money over and above what they might need. Money, let's say, for sales made outside of the country. And instead of bringing the money back into the country, they might decide to book the money in an offshore bank, let's say, in order to do another transaction in another part of the world. Agli inizi dell'impero berlusconiano, quando era soltanto un costruttore, succede che entrano in ballo delle finanziarie che stanno a Lugano. Nel mondo del fiduciario, soprattutto in Svizzera e in Lussemburgo, molte società vengono costituite non dal cliente finale, vengono costituite da un avvocato che le ha di scorta e gli servono quando arriva un cliente e ha bisogno di uno per determinata operazione. Sul come riciclare soldi c'è un sistema molto difficile, molto semplice da fare e difficile da scoprire. È quello che nella terminologia anglosassona viene chiamato back to back. Era un sistema di esportare capitali negli anni 70 che però poi ha continuato fino ai giorni nostri come metodo di riciclaggio per vari fini. Passavano dall'Ambrosiano allo Iora, al credito commerciale e poi in Svizzera. Voi avete 100 milioni di soldi sporchi, io faccio figurare che quei soldi sono soldi che io, titolare della banca Pinco Pallino o della società XY, vi ha prestato, e quindi facciamo un contratto fittizio ma legale dove risulta che quei 100 milioni di dollari o di euro o di franchi
che voi avete in mano sono soldi che voi avete ricevuto in prestito dalla ditta Pinco Pallino svizzera, che può dimostrare di avere un capitale di 2, 3, 4, 5 miliardi. Una parte degli investitori che hanno sostenuto Berlusconi nel corso degli anni hanno utilizzato questo meccanismo per far rientrare in Italia dei capitali che avevano fatto uscire. Berlusconi ebbe dei finanziamenti dalle finanziarie svizzere, che erano di proprietà di Rezzonico, e queste finanziarie erano abbastanza misteriose. Quando Berlusconi viene interrogato a proposito di queste finanziarie, diciamo, svizzere, lui si difende dicendo: ma io sono un consulente esterno. Silvio conosceva Rezzonico, ma sicuramente lo conosceva ancora meglio il padre. Rezzonico ha avuto anche dei collegamenti che ho potuto documentare con Sindona. Queste società probabilmente sono state costruite per mettere da parte dei soldi di qualcuno che non sappiamo chi fosse, e questo qualcuno a un certo momento ha deciso di investire in Berlusconi. Berlusconi rappresenta un collettore di molti investitori che fruiscono dell'esistenza di questo meccanismo. Penso che la cosa più importante da capire, se si vuole capire cosa c'è dietro, è sapere chi sia Tito Tettamanti, perché è uno dei personaggi probabilmente più potenti d'Europa che nessuno conosce. Tito Tettamanti è un miliardario svizzero, re delle offshore, vicino all'Opus Dei della massoneria, anticomunista viscerale, implicato in diversi scandali finanziari. Nel 1994 entra in politica in sintonia con Silvio Berlusconi. Lui fondò la Fasco AG di Vaduz, che è la prima società di Michele Sindona. Ci sono tutta una serie di cose che riguardano la storia italiana in cui Tito Tettamanti era il terminale in Svizzera che costituiva la società, gestiva i capitali, li spostava, li nascondeva, li faceva rientrare. La Cofiger in tutta questa cosa qui è uno strumento finanziario creato da diverse banche che lavoravano con Tettamanti, è stato creato per mettere a disposizione dei clienti di Tettamanti una serie di denari in contanti subito senza passare per le banche. La Cofigen è stata in quel periodo lì una società chiave, non perché spiegasse chi fossero i proprietari di Berlusconi, ma perché spiega il modo in cui Berlusconi è stato finanziato. La rete finanziaria che supporta Berlusconi, quindi le fiduciarie svizzere o del Liechtenstein o comunque le società connesse, i vari schermi di cui Berlusconi servirà, fanno parte di un network dove, un network finanziario dove gli interessi massonici e vaticani e anche mafiosi sono fuori da quello che dovrebbe essere, no, il mondo massonico ufficiale o il mondo vaticano ufficiale. Tutti i progetti della mia vita all'inizio tutti li hanno considerati ambiziosi, eccessivamente ambiziosi, tutti i progetti della mia vita, tutti. Fatemi dare questo piccolo fatto d'orgoglio. Chi c'è in Italia che può paragonare la sua storia personale quanto a successi a qui presente signor Berlusconi? Ditelo. Non c'è dubbio che ha costituito la sua fortuna con i soldi di altri. Quindi deve rispondere a questi altri in un modo o nell'altro. Presidente, una domanda su Silvio. Rezzonico e Tettamanti. Silvio. Una domanda su Rezzonico Silvio. E Tettamanti, onorevole. Rezzonico e Tettamanti, un paio di domande, veloci veloci. Può venire? La cosa speciale di Berlusconi è che le società che lui ha utilizzato sia in Svizzera che in Lussemburgo sono state poi inglobate all'interno della struttura finanziaria della Fininvest, o direi del Nord. Da qui nasce il sospetto che quelle società siano state create appositamente per quel motivo lì. Le società dietro cui si nasconde Berlusconi sono società che fanno questo di mestiere, cioè sono piccole società d'affari, piccole banche d'affari, il cui compito è quello di nascondere i veri finanziatori di un'opera. Tra come dire, le società che conferiscono capitale lì del Nord si trova la presenza, il nome corretto è Israel Discount Bank. È stata una banca usata anche dai Contreras Caruana, la famiglia mafiosa italoamericana
residente in Canada, per varie operazioni e anche per un bonifico al famoso Francesco Di Carlo su un conto situato a Lugano della Israel Discount Bank in prossimità dell'omicidio di Roberto Calvi. È un universo, non è una società soltanto, una banca soltanto. E sono appunto questi inizi misteriosi, ma non più tanto misteriosi come una volta, che gettano ombre sugli inizi di Berlusconi. All'epoca dei fatti raccontati in questo film, il mondo è diviso in due blocchi contrapposti. Quello comunista, guidato dall'Unione Sovietica, e quello capitalista, guidato dagli Stati Uniti. Una guerra mortale, in nome della quale si è disposti a tollerare qualsiasi nefandezza. Nel 1963, il generale statunitense William Westmoreland elaborò un piano per conto della CIA per contrastare l'avanzata del comunismo. Nome in codice, Operazione Caos. Possono esserci dei momenti in cui i governi ospiti mostrano passività o indecisione di fronte alla sovversione comunista. Sovietica are our friends, and here you took our airplanes. I servizi segreti dell'esercito degli Stati Uniti devono avere i mezzi per lanciare operazioni speciali che convincano i governi ospiti e l'opinione pubblica della realtà del pericolo insurrezionale. Allo scopo di raggiungere questo obiettivo, i servizi americani devono infiltrare gli insorti e devono creare gruppi d'azione speciali tra gli elementi più radicali. Nel caso in cui non sia possibile infiltrare con successo tali agenti al vertice dei ribelli, può essere utile strumentalizzare per propri fini organizzazioni di estrema destra o di estrema sinistra. Queste operazioni speciali devono rimanere rigorosamente segrete. Da questo momento si susseguiranno colpi di Stato, stragi, omicidi terroristici, violenze di piazza, dal Sud America al Giappone, dalla Germania al Sudafrica, dalla California alla Grecia. Nasce una rete estesa a livello mondiale. Per farla funzionare ci si affida a veri terroristi, ad ex nazisti e perfino a mafiosi. Viene anche creato un canale finanziario parallelo, fatto di grandi banche internazionali, piccole banche offshore, società finanziarie, società fiduciarie, prestanome e uomini di facciata. Molti nomi dei personaggi, delle banche e delle società coinvolte nella rete sono emersi grazie a scandali, inchieste giudiziarie e parlamentari. Alcuni esempi? Il crack del Banco Ambrosiano evidenzia come sia stata creata una rete di società e banche offshore in grado di riciclare e far sparire fondi, in parte usati per finanziare colpi di Stato. Lo scandalo Iran-Contra rivela l'esistenza di una rete bancaria legale utilizzata per gestire il traffico di armi illegale. Tra gli istituti di credito chiave di questo sistema figura la Banca Nazionale del Lavoro. 25 anni fa, il giudice per le indagini preliminari, Carlo Palermo, depositava la sua maxi requisitoria sul traffico internazionale di armi e droga. Inchiesta durata 5 anni, tra colpi di scena e arresti clamorosi, con il coinvolgimento processuale di personaggi illustri, dall'allora capo del governo Bettino Craxi ai servizi segreti che ordirono l'attentato a Papa Wojtyla. L'inchiesta sul traffico d'armi condotta dal magistrato di Trento, Carlo Palermo, fa emergere un legame chiaro e molto stretto tra i servizi segreti, il traffico d'armi illegale, la criminalità organizzata e la corruzione politica. In questo mondo di ombre, alcuni personaggi spiccano più di altri. Sono i protagonisti della nostra storia.
direttore di una fabbrica di materassi, ex ufficiale della Repubblica di Salò, dal dopoguerra collaboratore della CIA, gran maestro della loggia massonica segreta Propaganda 2, il nome di Licio Gelli è legato a colpi di Stato in Italia e in Sud America, ad assassini di capi di governo, al traffico internazionale delle armi, al terrorismo e alle stragi che hanno insanguinato l'Italia. Il Ragno. Uno dei banchieri più importanti del mondo, impiccato da ignoti sotto il ponte dei Frati Neri a Londra. Il Banco Ambrosiano, da lui diretto, finisce in bancarotta. Roberto Calvi è l'uomo della politica corrotta in Italia, ma ancor più della finanza vaticana. L'apostolo. Finanziere di fama internazionale ed esperto di riciclaggio di denaro, Michele Sindona è colui che pulisce i soldi sporchi della mafia. Finito in carcere dopo la bancarotta della sua banca privata finanziaria, muore in cella dopo aver bevuto un caffè al cianuro. Il mago. Imprenditore finanziario e immobiliare, sodale di agenti segreti, massoni e criminali, Flavio Carboni è buon amico di Roberto Calvi, del cui assassinio viene accusato l'anguilla. Soprannominato Principe di Villa Grazia, pur non essendo nobile, all'età di 30 anni diventa il più potente capo mafia della Sicilia. Stefano Bontate muore assassinato a colpi di Kalashnikov per mano dei corleonesi. Il Principe. In Italia, in quegli anni, ci sono tre poteri che agiscono nell'ombra. L'Anello, che fa capo ad Andreotti, la Gladio, che fa capo a Cossiga, e la P2, che fa capo a Gelli. La loggia Propaganda 2 è il terminale di interessi economici, politici e dei servizi segreti italiani ed internazionali. La P2, attraverso l'occupazione occulta del potere e il controllo dei media, ha come scopo il contenimento e la limitazione della democrazia. Il 17 marzo 1981 la magistratura entra in possesso degli elenchi degli iscritti alla loggia. Tra questi c'è Silvio Berlusconi, iscrittosi nel 1975. È grazie ai suoi fratelli massoni che Berlusconi costruisce il suo impero economico. 10 anni dopo la fine ufficiale della loggia, Berlusconi ne costituirà un'altra, tutta sua, la Loggia del Drago. Questi 3 anni per me sono stati l'esperienza più sconvolgente della mia vita. Per più di 10 anni i servizi segreti sono stati gestiti da un potere occulto legato alla P2. Solo frugando nei segreti della P2 ho scoperto come il potere, quello che viene delegato dal popolo, possa essere ridotto a un'apparenza. La P2 si è impadronita delle istituzioni e ha fatto un colpo di Stato strisciante. Tina Anselmi, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla P2. Eugenio Cefis è il numero uno di Eni e Monte Edison. Secondo il Sismi, è uno dei fondatori della P2. Siamo imbattuti in una informativa dei servizi segreti secondo la quale la P2 in realtà sarebbe stata fondata proprio da Cefis, che poi l'avrebbe ceduta successivamente a Gelli. Cefis era uno dei migliori amministratori italiani. Era bravo, non bravo, bravissimo. Vi dico questo e basta. Nelle origini Berlusconi, Cefis c'entra, così come c'entra in tantissime altre cose italiane di quegli anni. Cefinvest è una società svizzera trovata dal pubblico ministero Vincenzo Calia nella sua indagine per la caduta dell'aereo di Mattei, e che il PM stesso ha citato perché ha ritenuto significativa nell'ambito delle sue indagini tese appunto a dimostrare il potere di influenza di Cefis in quegli anni. Cefinvest è una società a comandante, se non ricordo male, della Edil Nord SAS, fondata da Umberto Previti, che è il padre dell'avvocato Cesare Previti. Ed è la società che poi ha affiliato, dalla quale poi è scaturita la Edil Nord SAS di Silvio Berlusconi. Nel 1981, esattamente il 17 marzo, in una perquisizione autorizzata dai due giudici istruttori, Giuliano Turone e Gerardo Colombo di Milano, a Castiglion Fibocchi fu trovato il famoso elenco dei piduisti, oltre 900 nomi.
La pubblicazione dei 962 nomi di aderenti o presunti aderenti alla loggia massonica P2 guidata da Licio Gelli ha provocato prese di posizione, smentite, incredulità. I nomi sono tanti e qui vedete l'elenco diramato dalla agenzia ANSA. Un elenco che comprende nomi con a fianco numeri di tessera e date di iscrizione e quote pagate. La Gladio, che era comandata da Cossiga, l'Anello, che era diretto da Andreotti, e la P2, che era diretta da me. E tutti alleati in questo progetto? Può darsi. Gladio è un'organizzazione paramilitare segreta della NATO, nata nel 1945 per scongiurare l'espansione sovietica in Italia durante la Guerra Fredda. L'Anello, fondato nel 1944 in funzione anticomunista, è un servizio segreto parallelo, clandestino alle stesse autorità italiane, probabilmente legato ai servizi segreti ufficiali. Gelli, secondo me, era un mediatore, un protettore. E comunque era una spia, chiaramente. Gelli è quello che mette in collegamento, non solo idealmente, i piani alti, quindi diciamo forse quelli più importanti dei piduisti che non si sono scoperti, con i piani bassi che sarebbero i piduisti che sono venuti fuori dagli elenchi. Se qualcuno mi domanda, gli elenchi della P2 che tu sostieni di aver visto contengono appunto più nominativi di quelli pubblicati, resi noti? Direi assolutamente di sì. Erano incompleti. Io non me li posso ricordare, hai capito? Gli elenchi contengono documenti, cioè accanto agli elenchi di nomi vi sono documentazioni varie che naturalmente creerebbero più di un mal di pancia a molti personaggi. Qualcuno scomparso, qualcuno tuttora in auge nell'ambito delle stanze del potere italiano e non solo italiano. Le date poi, quelle che erano scritte, le date, c'era un codice. Soltanto col codice poteva sapere chi non era, eccetera. C'era un codice segreto. Il codice l'hanno trovato, l'hanno preso e tuttora ce n'è una copia all'archivio di Stato di Pistoia, però è stato guardato anche dai servizi segreti italiani, ma non hanno trovato la chiave. La P2 è un'organizzazione che, seguendo il progetto di rinascita democratica, aveva come obiettivo in breve, medio e lungo termine di apportare ritocchi alla Costituzione. Il piano di rinascita era fatto da chi? Era fatto da un gruppo, di 5 persone. Si può dire i nomi? No. La loggia P2 è un meccanismo che ha consentito a determinati ambienti di controllare la vita del paese con schemi non trasparenti. Nelle mire della P2 c'erano sicuramente una confluenza anche di interessi internazionali. Era un po' su mandato americano allora che si ricostruisce la massoneria e la P2 in particolare. Si può dire? Può darsi di sì. Gelli aveva dei rapporti con alcuni massoni statunitensi e con alcuni ambienti politici statunitensi. Tant'è che lui tenterà nel 75 di costituire una sorta di P2 mondiale. Gli americani se ne conoscevano un'infinità. Quelli della CIA si conoscevano, quelli del governo si conoscevano. Io, per esempio, partecipavo all'insediamento di tutti i presidenti da Reagan, i presidenti degli Stati Uniti, quando venivano iniziati, diciamo, c'ero sempre presente. Qualcuno dice che in una certa epoca nessuna operazione finanziaria importante potesse andare avanti senza
avere luce verde da parte della P2. Non possiamo parlare della P2 come di una combriccola di malaffare, perché vi è una presenza della P2 nei servizi segreti e negli organi di informazione che non può essere spiegata solo in termini di affari. Generale Miceli, il generale Santovito, l'ammiraglio Martini, sono tutti capi dei servizi segreti che si sono succeduti, si nominavano noi. La P2 era quella che suggeriva i nomi e dovevano essere quelli. Il capo di Stato Maggiore dell'Esercito si nominava noi, il comandante generale dei Carabinieri si nominava noi. Tutti i militari erano quasi tutti elementi che si suggerivano, perché la P2 doveva avere i migliori di tutti i settori. Se ci avevamo i migliori di tutti i settori, potevamo eventualmente governare bene il paese. Del dossier fa parte un libro mastro con le attestazioni di pagamento delle quote. Alcune ricevute sono intestate a personaggi che hanno smentito seccamente ogni loro rapporto con la loggia P2. L'importo è generalmente di 100.000 lire ad iscritto. E ne sono intestatari, tra gli altri, il capo di Stato Maggiore della Difesa, il segretario socialdemocratico, alcuni deputati e giornalisti, l'industriale Berlusconi. L'iscrizione di Berlusconi alla P2 è un dato di fatto, lui stava negli elenchi alla B, Berlusconi, nel gruppo legato alla stampa. E la tessera 1816... Quando è entrato Berlusconi nella P2, lo dico subito, ma mi pare... nel 1975. Quando è iniziato ad avvicinarsi alla P2? Ma guardi, pensa poco, nel 74. Berlusconi ricevette anche il tesserino di maestro, oltre a quello di apprendista. Non c'è dubbio che il rapporto Berlusconi-P2, come tutti i rapporti della P2 con altri personaggi, era un rapporto di dare-avere. Ho ripetuto 100 volte che quell'iscrizione alla P2 fu dovuta all'insistenza di un caro amico. Ok, questo l'ha già detto. Ho ripetuto che mi fu mandata una tessera. Sì, no, ma io non ho chiesto questo, però. Apportava la dicitura di apprendista muratore. Sì. La ricevetti al tavolo delle riunioni con tutti i miei più importanti dirigenti. Ci ridemmo sopra. Berlusconi ha minimizzato. Ha detto che la P2 era una cosa quasi da farci su una risata, ma in realtà rappresenta un punto di contatto fra affari, politica, crimine e anche in alcuni casi terrorismo. Vede, iscriversi alla P2 si iscrivevano tutte le persone, non che dovevano raggiungere o fare carriera, erano tutte persone che avevano fatto la carriera. Però... Berlusconi, quando si iscrive, in realtà sta cominciando la carriera. Sì, va bene, ma lui una carriera vera e propria non l'ha fatta. Quando gli hanno chiesto: ma perché lei, signor Berlusconi, dottor Berlusconi, si è iscritta alla loggia P2, e lui ha detto: l'ho fatto perché così stabilivo relazioni, perché in questo modo mi sentivo più protetto nella mia attività. Lui, d'altra parte, si è iscritto e è stato fatto cavaliere del lavoro, e poi era sostenuto da tanti amici di una grande cultura, di un grande avvenire, amici che avevano raggiunto nella loro vita dei certi poteri. A motivo del fatto che Berlusconi faceva parte dello stesso gruppo di potere, faceva parte, come mio papà, della P2, ha beneficiato di questi meccanismi che gli hanno consentito di mettere in piedi il suo impero economico.
non è facile, credetemi, fare una televisione. Il matrimonio fra Berlusconi e la televisione commerciale si integra con una rete di attività come quella rivelata dalla P2. Berlusconi diventava l'unica persona che poteva fermare il Partito Comunista nella sua avanzata inesorabile verso il potere e costruire un nuovo sistema in cui la televisione era il grande fratello, non la trasmissione. La TV era il grande fratello. L'intreccio fra metodi disinvolti, diciamo metodi illegali, acclarati e intuizioni del potenziale di scambio, di consenso e di denaro che offre la televisione commerciale fa di Berlusconi un impasto che gli italiani a questo punto hanno imparato a conoscere, insomma, in tutti i suoi aspetti. Dopo la sua iscrizione alla P2, Berlusconi ha accesso a finanziamenti enormi che verranno commentati poi dalla Tina Anselmi nelle risultanze della Commissione parlamentare P2 come finanziamenti ricevuti al di là di ogni merito creditizio. Tutto quello che era possibile nell'lecito d'altra parte e nell'onesto, tutto quello che si poteva fare veniva fatto. L'interesse di Berlusconi per la massoneria non è soltanto un interesse affaristico, cioè c'è un genuino interesse a penetrare in questo network che è fatto anche di studi esoterici, iniziatici, e condivisione di questi studi esoterici ed iniziatici che poi rende anche più fluidi determinati rapporti di potere. Berlusconi dall'82 al 90 prosegue il suo percorso di avvicinamento alla massoneria sotto diversi profili. Nel 91 costituisce una sua loggia. Il piduismo in Italia non è mai finito e la loggia cosiddetta del Drago di Berlusconi ad Arcore è una prosecuzione di questa storia. Sono molti i modi con cui la P2 di Gelli ha costruito l'ascesa di Berlusconi. Prestandogli soldi, tanti soldi, attraverso banche controllate dalla loggia, con la BNL e la Monte dei Paschi di Siena. Attraverso il confratello Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano. Attraverso il suo referente finanziario, al secolo, Michele Sindona, che esportava illegalmente i capitali di Cosa Nostra. Servendogli, su un piatto d'argento, una società già avviata, creata alcuni anni prima dalla piduista BNL. E controllata in qualche modo da alcuni personaggi che fanno parte di società implicate nel caso Moro. Berlusconi viene aiutato all'inizio della sua carriera da banche in cui c'è una forte presenza di funzionari appartenenti alla P2. Credo che Berlusconi, Silvio, riuscisse a ottenere finanziamenti abbondanti dalla Monte dei Paschi di Siena grazie alla presenza del provveditore, cioè del vero operativo della banca, che si chiamava Cresti. Il dottor Cresti era iscritto, mi pare come numero 2 o come numero 3, alla P2 di Licio Gelli. Se il direttore ci poteva chiedere un parere, gli si dava, se valeva, siccome valeva, gli si dava un parere positivo. È evidente e anche provato il fatto che ci sia stata un interesse di una parte del sistema bancario a finanziare Silvio Berlusconi. Tuttavia, quale fosse l'obiettivo di tutto questo si può soltanto immaginare. La Banca Nazionale del Lavoro e i Servizi Italia e lo studio Graziadei avevano già fatto da fiduciari e molte delle società che avevano formato l'impero di finanziario e economico di Berlusconi. Da documenti di atti giudiziari
è dimostrato che una delle Fininvest più importanti, nasce con i soldi di Sindona. Michele Sindona è stato un uomo indubbiamente geniale, che però non aveva tanti scrupoli. Lui perseguiva un suo disegno di potere economico, di diventare il grande finanziere d'Italia. Lui era un grandissimo uomo, io gli posso dire, glielo posso dividere in due parti, Sindona A e Sindona B. Sindona A era un uomo che poteva sostituire il nostro governatore, il nostro ministro delle finanze. Sindona B era un criminale. Sindona era il referente finanziario di una parte di Cosa Nostra, ma al di là della Cosa Nostra era referente finanziario del sistema di potere P2. Berlusconi si trova già da prima ad avere a che fare, per ragioni queste di affari, con realtà economiche, società schermate, che appartengono a un reticolato che è già appartenuto a Sindona. Sindona aiutava molti a esportare capitali, in sostanza, mentre Berlusconi aveva interesse a far in qualche modo da copertura a chi voleva far rientrare dei capitali. La Fininvest non è una creatura di Berlusconi. Berlusconi è solo un volto spendibile. Io la Fininvest so che lui l'ha fatto molto malvolentieri. C'è una società dei servizi segreti, Fidrev, nel cui consiglio di amministrazione c'è un certo Mucci. Fidrev è proprietaria della società Gradoli Spa. Gradoli Spa detiene appartamenti in via Gradoli, dove è stato tenuto prigioniero Moro dalle Brigate Rosse. Però troviamo lo stesso Mucci nel collegio sindacale della Fininvest. Mi sembrano connessioni anche abbastanza inquietanti. La Fininvest Svizzera era stata fondata con un altro nome negli anni 60 ed è una società che era stata costituita per lo sviluppo del settore televisivo privato in un periodo in cui è questa cosa completamente impensabile e in cui probabilmente Berlusconi giocava ancora con le biglie, insomma, cioè è una cosa molto precedente a Berlusconi. Questo documento, che è un rapporto della DIA, Direzione Investigativa Antimafia di Palermo, del marzo 99, e in questo rapporto si dice una cosa interessante, cioè, ripeto, sono documenti che vengono dalla Banca Rasini e si trova che le denominazioni sociali della holding, dalla prima alla ventiduesima, venivano censite come servizi di parruccheria ed istituti di bellezza, cioè niente a che vedere con il vero oggetto sociale delle holding, che poi saranno quelle che diventeranno il volano per l'impero Fininvest. Chi costruisce queste holding sono una casalinga e poi le altre società che si occupano di reperire capitali sono delle società che durano 7 mesi di vita. Il 90% delle azioni delle holding appartiene a Nicla Crocitto, un'anziana casalinga che abita a Milano 2. Il restante 10% è intestato ad Armando Minna, marito della Crocitto ed ex sindaco della Banca Rasini. Nel 1978 i due vengono sostituiti dalla SAF e dalla Parmafid. La Parmafid è controllata da Antonio Virgilio e Luigi Monti, correntisti della Banca Rasini, per conto di clan mafiosi legati a Vittorio Mangano. Fino al 1996 risulta socia delle holding anche la Nagrafin S.p.A., una società controllata dalla SIF che funge da copertura del SISDE. Nel 1997 la Nagrafin si trasforma in Roma Fides S.p.A., anch'essa società di copertura del SISDE. Nel 2004 la Roma Fides S.p.A. diventa di proprietà di Capitalia, socia di Mediaset del gruppo Berlusconi. L'uso di prestanome è certamente un'anomalia, sintomo di scarsa trasparenza. È una delle domande che avremmo voluto porre al presidente Berlusconi, non abbiamo mai avuto risposta. Se noi andiamo
tecnicamente a vedere la nascita della Fininvest nel 75, noi troviamo che tra le società che apportano capitali vi sono appunto la SAF e la Servizio Italia, due società del parabancario del BNL, ai vertici della quali sedevano diciamo dei piduisti. La Banca Nazionale del Lavoro finanziava entità estere del gruppo e poi le entità estere del gruppo trasferivano questi fondi a delle società offshore spesso controllate dal Vaticano o dalla Banca Nazionale del Lavoro o da altre entità prossime al gruppo e da queste venivano trasferite a società di Berlusconi. Bisogna un po' capire il contesto in cui avvengono queste cose qui. Sindona infatti è iscritto alla P2, il vertice della Banca Nazionale del Lavoro al completo, parlo di presidente e di direttori generali, sono iscritti alla P2, per cui c'è una convergenza di interessi tra questi personaggi e questa convergenza di interessi portano alla creazione di questa entità che si chiama Fininvest. Come fa ad avere tante attività che vanno tutte bene? Cosa vuole che le risponda? Che siamo bravi. Nel 1975 viene creata a Roma la Fininvest SRL da Servizio Italia Finanziaria e dalla Società Azionaria Finanziaria. Amministratore unico della società è Giancarlo Foscale, cugino di Silvio Berlusconi. Poco tempo dopo, la Fininvest SRL viene trasferita a Milano, diventa società per azioni e assume il controllo di Milano 2, Edilnord e Italcantieri. Nel 1978 la SIF e la SAF danno vita alla Fininvest Roma SRL, amministrata da Umberto Previti, padre di Cesare Previti, senatore di Forza Italia e avvocato di Berlusconi. Nel 1979 la Fininvest SPA si fonde con la Fininvest Roma SRL e Silvio Berlusconi ne assume la presidenza. La Fininvest SPA diventa proprietaria di 38 holding con sede a Milano e oggi controlla Mediaset, Arnoldo Mondadori Editore, Mediolanum, Milan Calcio, Teatro Manzoni di Milano e Mediobanca. All'inizio la Fininvest fu semplicemente una creatura che Berlusconi creò controvoglia perché lui era contrario a fare una società per azioni che si estendesse fuori dalla famiglia. Lui voleva avere tutto sotto controllo. Io mi ricordo di averlo sentito molte volte lamentarsi di questa cosa. Dice: vogliono che io faccia questo, ma io non sono d'accordo, eccetera, eccetera. E lui doveva soddisfare la BNL, evidentemente. La Cisalpine finanzia Berlusconi attraverso la Capital Fin, che la Capital Fin era una società che era stata fondata da Eni, Banca Nazionale del Lavoro, Monte Edison. Era una società bahamense che controllava poi a sua volta delle altre società che all'isola di Cayman, che sono state finanziate dal Banco Ambrosiano di Nassau e che, secondo quello che mi aveva detto mio papà alla metà degli anni 70, avevano finanziato anche attività di Berlusconi. La Finservice era una società che figura insieme alla Fininvest Limited tra le società partecipate dalla Capital Fin all'estero. Questa Capital Fin era una specie di pozzo senza fondo dove venivano scaricate perdite gigantesche dell'universo offshore di Roberto Calvi. Robinson Jeffrey Broughton ha condotto accertamenti per la società di revisione Touche sulla liquidazione del Banco Ambrosiano Holding del Lussemburgo. Al processo dell'Utri ha testimoniato che questa holding lussemburghese di Calvi ha compiuto nei primi anni 70 investimenti in società ricollegabili alla Fininvest attraverso la Lovelock, un'Anstalt del Liechtenstein. Jeff Robinson voleva dire che oltre alla Capital Fin, all'inizio degli anni 70, Berlusconi, quando hanno deciso di scorporare la Lovelock di una serie di partecipazioni solide, li hanno cedute a varie persone che erano prossime al banco, e fra cui Berlusconi. L'ascesa del banchiere Calvi è sicuramente protetta e in qualche modo voluta
e sorretta dalla loggia Propaganda 2. La fine degli anni 70 e all'inizio degli anni 80 è forse il banchiere più conosciuto in Italia. Guida questa banca che è l'Ambrosiano, che è una banca strettamente legata alla finanza vaticana. Certamente dal Banco Ambrosiano sono arrivati i finanziamenti. Il rapporto fra l'Ambrosiano e Berlusconi passa attraverso la P2, in quanto Berlusconi e mio papà appartenevano allo stesso gruppo di potere. Licio Gelli era il vero proprietario del Banco Ambrosiano assieme al Vaticano. Le filiali estere dell'Ambrosiano sono le protagoniste assolute di tutte le operazioni oscure dell'Ambrosiano. C'era una rete di compensazione. Mio padre consegnava i soldi a Roma all'interno dello IOR, così nessun sospetto, e la stessa somma gli veniva consegnata a mio padre a mano dal Calvi a Lugano. Io ho assistito a questi incontri 2 o 3 volte. La stessa banca vaticana veniva usata appunto per il riciclaggio dei capitali mafiosi. Venivano versati appunto su questa banca, che appunto non era soggetto a controlli dell'Istituto dei Cambi o comunque ai controlli della Banca d'Italia, poi venivano mandati all'estero e poi vennero riportati in Italia appunto puliti. Negli anni 60 Cosa Nostra decide di reinvestire i suoi enormi profitti in operazioni finanziarie e imprenditoriali a Milano. Dopo aver ricevuto soldi dalla banca della mafia, Berlusconi inizia a ricevere sacchi di denaro direttamente dalle mani del capo di Cosa Nostra, Stefano Bontade. Il capo dei capi convince un uomo di spicco del suo clan, Vito Ciancimino, a finanziare Milano 2. Bontade arriva a Berlusconi attraverso un ex compagno di università di Silvio, Marcello Dell'Utri. Dell'Utri, amico di mafiosi, viene coinvolto da Berlusconi perché Cosa Nostra lo aveva minacciato di sequestro. Tutto si risolve con l'assunzione del boss Vittorio Mangano come stalliere d'Arcore. Quando nel 1981 i corleonesi sterminano i capi di Cosa Nostra e prendono il potere, tra la mafia e Berlusconi tutto resta invariato. A Milano i primi insediamenti di gruppi di criminalità organizzata, soprattutto Cosa Nostra, cominciano ad arrivare negli anni 60, tra gli anni 60 e 70. La carriera imprenditoriale di Silvio Berlusconi inizia negli anni 70, che sono anni di grandissimo fermento a Milano. La mafia siciliana ha accumulato grandissime ricchezze col traffico di droga e deve imparare a reinvestirle. Cosa Nostra cerca interlocutori, Cosa Nostra ha il problema di riciclare tutti i soldi frutto delle sue attività illegali. Per cui si serve di soggetti come Sindona e Calvi che reinvestano in altre situazioni lontane dalla Sicilia il frutto di quelle che sono le attività lecite o illecite della mafia in Sicilia. In questo rapporto con i capitali mafiosi è dimostrato che rimangono intrecciati una serie di imprenditori del nord. I contatti che si ebbero con Cosa Nostra da parte di Berlusconi in quell'incontro riferito al collaboratore di Carlo fu con quella parte di Cosa Nostra che poi nella guerra di mafia degli anni Ottanta diventò la parte perdente, cioè Bontade, Teresi e così via. Stefano Bontade era il cosiddetto principe di Villa Grazia, uno dei più grandi boss mafiosi degli anni 70. Bontade fu uno dei primi ad affidare i proventi di Cosa Nostra, che in quegli anni si erano improvvisamente moltiplicati in maniera esponenziale a causa del traffico di stupefacenti che era governato in tutto il mondo da Cosa Nostra, e li aveva affidati appunto a un gruppo di imprenditori del nord Italia, tra i quali, dicono i pentiti, appunto Silvio Berlusconi. Bontade è un capo massone, appartiene a una loggia importantissima di Palermo, in cui confluiscono imprenditori, politici, magistrati, professionisti di grande levatura, e che diventa un po', diciamo, una P2 siciliana.
Berlusconi viene visto come l'imprenditore rampante di grande successo, un imprenditore su cui mettere gli occhi, per ovviamente cercare di ricavarne dei soldi, o con tentativi di sequestro, oppure in qualche modo avvicinarlo per altri tipi di rapporti d'affari. Minacce di sequestro. Come reagisce Berlusconi? Non andando a denunciare la cosa ai carabinieri, ma ricordandosi di un suo vecchio compagno di università, Marcello Dell'Utri, che bazzicava negli ambienti dell'Opus Dei, e assumendolo. Dell'Utri si trasferisce a Milano, a Villa San Martino ad Arcore, e diventa il segretario factotum di Berlusconi. Quello che diceva mio padre è che sicuramente Dell'Utri era un soggetto di cui Berlusconi non poteva fare a meno e non poteva liberarsi. Porta con sé un personaggio che, come dire, è la garanzia, l'assicurazione sulla vita per Berlusconi. Ha letto allora le ultime rivelazioni, insomma, anche dei giornali? Lei sarebbe stato il nuovo referente, certo, della mafia? Caspita, una grande cosa, delle grandi cazzate. Il professor Iovenenti della Bocconi di Milano, che è chiamato da parte della difesa Dell'Utri a testimoniare, perché lui ha fatto una perizia, ha dovuto ammettere che in alcuni punti non c'era una grandissima trasparenza. Se lo dice lui, che è stato il perito di parte, credo che tutti siamo autorizzati a pensare che qualcosa di misterioso c'è nell'origine di capitale di Berlusconi. Non è che si dice lui è stato con questi signori e li ha frequentati per commettere un qualsiasi reato. No, non c'è una pena, li ha solo frequentati. E lui deve essere qualcuno da recuperare alla società. Ma devono essere recuperati alla società questi giudici che lo accusano! Lo stagliere di Arcore, Vittorio Mangano, è un boss mafioso pluriomicida, una delle teste di ponte dell'organizzazione mafiosa nell'Italia del Nord. Ecco che Mangano viene mandato a Milano, cioè nel nord, quindi ad Arcore, per proteggere, tra virgolette, Berlusconi, quindi è un uomo che la mafia ha a cuore, delle cui sorti si deve occupare. Secondo le risultanze delle indagini di polizia e soprattutto delle intercettazioni, Vittorio Mangano era un soggetto la cui pericolosità era tale che solo a pronunciarne il nome finiva un'estorsione. Che Berlusconi sapesse lo si capisce anche da alcune intercettazioni telefoniche fatte in quegli anni, in cui Berlusconi, parlando con i suoi collaboratori, per esempio con Marcello Dell'Utri, parla di Mangano dimostrando di saper benissimo, insomma, che personaggio fosse. Pronto? Pronto? Prego. Eccomi. Allora, Vittorio Mangano. Che succede? Ha messo la bomba. Non mi dire. Sì. E come si sa? Da una serie di deduzioni per il rispetto che si deve all'intelligenza. Ma è fuori? Sì, fuori. No, non lo sapevo neanche. E questa cosa qui, da come l'ho vista, fatta con un chilo di polvere nera, una cosa rossissima. L'ho fatta con molto rispetto, quasi con affetto. È stata fatta soltanto sulla cartolata esterna. Ecco, secondo me è come un altro manderebbe una lettera o farebbe una telefonata. Io la sua bomba. Alla Mangano. Sì. Un chilo di polvere nera, cioè proprio il minimo. Sì. Cioè proprio come dire, vi faccio sentire. Sono qui presente. Sì. E uno è madre, ma te l'ha comandata, caro dottore. E lui mi ha messo una bomba. Che non sa scrivere. Nella ricostruzione del processo, della sentenza definitiva in cui venne condannato Dell'Utri, si è detto che un ruolo di Dell'Utri era da un lato portatore degli interessi di Cosa Nostra e dall'altro portatore, diciamo, degli interessi di Berlusconi per difendersi anche dalle minacce che venivano da Cosa Nostra. Le dichiarazioni di quel collaboratore, Di Carlo, ma non solo le sue, hanno evidenziato questo aspetto
del triangolo, diciamo così, Cosa Nostra, Dell'Utri, Berlusconi, cioè che Dell'Utri svolgeva questo ruolo di mediatore fra Berlusconi e Cosa Nostra, anche per difendere Berlusconi dai rischi di aggressione anche ai familiari o all'incolumità fisica di persone a lui vicine. Sono in assoluto il maggiore perseguitato dalla magistratura di tutte le epoche, di tutta la storia degli uomini in tutto il mondo. Francesco Di Carlo, nella ricostruzione che lui fa dell'uomo Dell'Utri, dice che era così vicino agli uomini d'onore che a un certo punto si discusse della possibilità di combinarlo uomo d'onore, cioè di affiliarlo. Un altro personaggio che faceva riferimento a questo mondo è Filippo Alberto Rapisarda. È un siciliano legato agli uomini di Ciancimino, che in quegli anni era il sindaco di Palermo. Filippo Alberto Rapisarda è amico di Bontate e Teresi, legato a Vito Ciancimino e al clan Contrera Caruana, ha rapporti con i fratelli Bono, Monti, Virgilio. Nel 1977 assume i fratelli Dell'Utri nel suo gruppo immobiliare, Inim. Nel gioco, diciamo, di rapporti tra Rapisarda e Dell'Utri e Berlusconi, è chiaro che c'è, come dire, tutta un'area ancora oscura da raccontare che i processi, diciamo, di oggi non hanno mai raccontato. Filippo Alberto Rapisarda qui a Milano curava i rapporti con personaggi importanti del mondo degli affari qui al nord e aveva come suo dipendente, in qualche modo, o collaboratore, Marcello Dell'Utri. Rapisarda è importante perché è lui che dice che ci sono stati degli interessi, diciamo, mafiosi intorno a Berlusconi. E lo dice in un verbale nel quale racconta che a un certo punto a Milano incontra, vicino dove lui aveva gli uffici, incontra lo stesso Bontade. E Bontade gli chiede quasi un parere, dice: cosa ne dici se io entro in un'impresa televisiva con Berlusconi? Dice: 10 miliardi basteranno. Mi raccontò che una volta, entrando nell'ufficio di Marcello Dell'Utri, senza bussare perché era a casa sua, trovò Marcello Dell'Utri con due persone che rovesciavano dei grossi sacchi sulla scrivania di Dell'Utri, e da questi sacchi uscivano fiumi di banconote. I due personaggi erano niente meno che Stefano Bontate, numero uno di Cosa Nostra in quel periodo, e Teresi, suo braccio destro. A mio padre gli viene sottoposto quella che doveva essere una grandissima speculazione industriale nell'area attorno a Milano, che poi è stata denominata Milano 2. Mio padre decide, su suggerimento di Bontade, a sua volta sollecitato da Dell'Utri e da altri soggetti, di analizzare e poi dare risposta affermativa a quello che doveva essere un analogo investimento nell'area attorno a Milano. Ciancimino era il volto sporco della politica democristiana di quegli anni, nel senso che Ciancimino era considerato, come dire, il politico per voce diffusa più colluso con la mafia. È un investimento in un momento in cui né Berlusconi né mio padre erano riconosciuti come personaggi equivoci. Io ho conosciuto Berlusconi 40 anni fa. All'inizio io non mi sono molto fidato di lui e lui era molto preoccupato, perché in quel periodo io ero un uomo di potere e potevo non fargli costruire Milano 2, dove lui aveva appena iniziato i lavori e si trovava in grosse difficoltà. Mio padre, tramite sia Calvi sia tramite il Vaselli, fece arrivare 5 miliardi di allora, vecchie lire, in contanti. Furono depositati presso la banca di Rasini. Perché? Perché era la banca che era stata suggerita da questo polo, diciamo, di costruttori del nord, che faceva capo poi il cavaliere Berlusconi. Mia madre racconta di alcuni incontri
uno o due fatti con Berlusconi vicino in una trattoria sempre vicino al nostro albergo, vicino a Milano, dove lo stesso Berlusconi dava quello che era il frutto, parte del frutto degli investimenti fatti da mio parente a Milano 2 in contanti. Tutte e due volte che sono visti gli ha consegnato buste con circa 300 milioni di lire. Sono passati 30 secondi, eccoli qua, 30 secondi. 100 milioni in un gruppo da 12 mila miliardi all'anno sono 30 secondi, ciò che accade ogni 30 secondi. Nell'81 accade che Bontate viene ucciso. Il suo intero clan viene sterminato dall'assalto fatto dai corleonesi di Totò Riina. Dopo la morte di Bontate, i corleonesi assumono il comando saldissimo di Cosa Nostra e quindi poi alla fine il rapporto si cambia, si trasforma, si trasporta da Bontate a Riina. Berlusconi rimase beneficato da questo passaggio della guardia, perché gli investimenti fatti dagli uomini di Bontate nelle televisioni di Berlusconi rimasero lì nelle mani di Berlusconi. Se una volta eliminati proprio fisicamente gli investitori della fronte Bontate, nessuno venne più a riscuotere. Riina seppe quasi per caso dell'esistenza di questi pregressi rapporti di Berlusconi per il tramite di Dell'Utri con la mafia perdente e solo in quel momento cominciò a interessarsi in prima persona per impadronirsi, diciamo così, Riina e i corleonesi del controllo di quella relazione importante. E riprende attraverso Vittorio Mangano, che era un punto di contatto diretto con Silvio Berlusconi, i contatti anche con questo imprenditore del Nord particolarmente importante per gli uomini di Palermo, per gli uomini di Cosa Nostra. Ecco che in contemporanea troviamo i pagamenti. Una volta, ricordo, 200 milioni, che sembrano pochi oggi, ma lo erano tantissimi. Altri pagamenti, nel libro mastro di un mafioso si trova 5, 10, 15 milioni di pagamenti. Ecco che troviamo un flusso regolare di denaro. Negli anni 70 la banda della Magliana controlla alcune delle attività criminali di Roma per conto di Bontade. La banda della Magliana è anche legata alla P2 e ai servizi segreti piduisti. Flavio Carboni, noto faccendiere, entra in affari con un esponente della banda, Mimmo Balducci. Attraverso Carboni vengono investite montagne di soldi dalla banda della Magliana e dalla mafia per costruire la località turistica di Porto Rotondo in Sardegna. All'investimento partecipa anche Silvio Berlusconi. Che ci fosse un contatto non soltanto di organizzazioni criminali siciliane, non solo di Cosa Nostra, ma anche di altre organizzazioni criminali, è un elemento che l'accusa ha ritenuto provato ed è stato confermato dai giudici che hanno condannato il senatore Dell'Utri. Già all'inizio avevo sentito parlare degli anni 79, così all'interno del carcere, da parte di Francis Turatello, di Berlusconi come persona che aveva ricevuto i soldi dai milanesi, cioè gruppo Turatello, Restelli, Gabriellone, D'Argento, questi qui avevano ricevuto i soldi e li aveva riciclati, soldi di sequestri, perché allora si facevano sequestri, rapine, ma soprattutto sequestri di persona. Soprannominato Faccia d'Angelo, Francis Turatello è un criminale attivo negli anni 70, soprattutto a Milano. Turatello intrattiene rapporti con alti esponenti della Camorra, di Cosa Nostra e Banda della Magliana. Banda della Magliana è la denominazione che assunse nel linguaggio giornalistico, possiamo dire, la criminalità organizzata romana intesa nella sua accezione più ampia, vale a dire il punto di convergenza e d'incontro di tutta una serie di organizzazioni che controllavano i vari quartieri di Roma in una sorta di cartello.
un cartello teso a regolare il controllo criminale del territorio e dei traffici che sullo stesso si svolgevano. Da una intercettazione telefonica condotta all'inizio degli anni 90 dalla squadra mobile di Roma emergono rapporti tra personaggi di primo piano nel campo del riciclaggio, in qualche misura coinvolti chi a pieno titolo, chi semplicemente in via del tutto incidentale o accidentale nelle vicissitudini della banda della Magliana, con il venerabile maestro Licio Gelli. Si segnala il fatto che tramite l'Ambosiano veniva riciclato denaro di Cosa Nostra e della banda della Magliana. La banda della Magliana altro non fu che una vera e propria costola di Cosa Nostra su Roma. Domenico Balducci era personaggio di un certo rilievo nel mondo dell'usura. Si chiarì successivamente uomo in contatto con i servizi segreti, usufruiva dei voli di Stato, viaggiava con questi voli in Brasile, aveva rapporti con funzionari di alto grado della polizia, intratteneva rapporti col mondo imprenditoriale a vari livelli, era nient'altro che la proiezione romana di Pippo Calò, era uomo che gestiva i denari di Cosa Nostra su Roma. Proficua, ma anche mortifera, fu per lui la relazione d'affari, naturalmente, che intrecciò con Flavio Carboni. Carboni è un cosiddetto faccendiere molto impegnato in Sardegna negli anni Ottanta, vicino ad ambienti come quelli della banda della Magliana, e insieme a Berlusconi intraprende una serie di attività edilizie in Sardegna. Flavio Carboni era un personaggio che era venuto a Roma, diciamo, con pochi spiccioli e aveva fatto fruttare i soldi che questi personaggi, gli Abbruciati, i Diotallevi, i Balducci, gli davano, non so adesso, per usura, per costruzione, insomma, faceva fruttare i soldi, faceva girare i soldi, come si vuol dire a Roma. Carboni si trova per una serie di fortunate circostanze a venire in contatto con altro personaggio rimasto sempre piuttosto nell'ombra, ma sicuramente importante, quale il Fiorenzo Ravello. Florent Ravello è titolare di uno studio commerciale. È in rapporti con Flavio Carboni, Pippo Calò e Domenico Balducci. Svolge attività imprenditoriali sia in Italia che in Svizzera. Carboni lo definisce trafficante d'affari e fiduciario di grandi patrimoni. Ravello aveva partecipato alla Sofint, ha partecipato a molti degli investimenti in cui ritroviamo l'Edil Nord nella seconda parte degli anni 70. Carboni dà con i denari che provengono da Balducci ed interfacciandosi con Fiorenzo Lei Ravello vita a quella che è la realizzazione di Porto Rotondo, che richiama una serie di imprese da tutta Italia. Il Centro Interprovinciale Criminal Pool del Lazio denunciò che 10 società operative su Porto Rotondo e facenti capo a Carboni non erano altro che società di Pippo Calò fiduciariamente
intestate al Carboni, quindi riconducibili a Cosa Nostra. Senta, in relazione agli investimenti in Sardegna, lei sa se vi erano altri gruppi interessati, gruppi imprenditoriali, altri soggetti interessati a questi investimenti in Sardegna di cui lei ha parlato? Sì, io ho fatto il nome di Berlusconi. Tra le altre società parte del consorzio vi è anche l'Edil Nord di Silvio Berlusconi, della quale era amministratore delegato Romano Comencioli, persona questa in rapporti amicali con Flavio Carboni. Compagno di scuola e amico di Silvio Berlusconi, Romano Comencioli inizia la sua carriera come venditore per conto della Edil Nord. Nel 1979 diventa amministratore unico della Generale Commerciale, una società controllata dalla Fininvest. Da alcuni Comencioli è ritenuto membro dei servizi segreti. Dalle indagini sulla morte del boss della Banda della Magliana, Domenico Balducci, emerge come beneficiario di titoli cambiari ammontanti ad oltre 400.000 euro per l'affare di Porto Rotondo. Indubbiamente le cambiali certificano un rapporto tra Comencioli e la Banda della Magliana, questo è sicuro, ma anche in qualche modo con l'impero berlusconiano. Ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa pubblica perché non voglio vivere in un paese illiberale governato da forze immature e da uomini legati a doppio filo a un passato politicamente ed economicamente fallimentare. Io l'altro giorno, ironicamente sorridendo, parlando e rispondendo a una domanda irriverente e anche diffamatoria di un giornalista straniero, ebbi a dire che guardando l'elenco di tutti i presidenti che c'erano stati nei 60 anni della Repubblica, mi sentivo di essere meglio di qualunque di questi presidenti. Scusi, ha sbagliato. No, non ho sbagliato perché... Fatti processare, buffone! Rispetta la legge! Rispetta la Costituzione! Prendete nota delle generalità perché voglio denunciare questo signore. Prendete nota, chiedo... C'è un ufficiale di polizia. Un ufficiale di polizia chiedo che intervenga a prendere le generalità perché voglio denunciare questo signore. Ci attaccano come una mandria di tori inferociti. Qui c'è un torero che non ha paura di niente e di nessuno. Berlusconi is sort of like an old style fixer. You want pussy, Brown? You want some blow? You want blow? No, I'm just here to talk about trade. You want a boy? To get rid of Cameron, I get rid of Cameron Brown. I make it look like suicide, like he fell in love with the man spider. Vergogna! Non si può continuare a dire Berlusconi con Fez, Berlusconi il Cavaliere Nero, eccetera, perché è una menzogna totale. E io ho il diritto di reagire e di accusare e di dire di vergognarsi a chi continua su questa strada, perché la verità è completamente diversa. Qui, in mezzo a voi, che siete il popolo della libertà, dare il via dalla base, da voi, dai giovani, dalle donne, via a quel grande partito del popolo della libertà. Solo ricostruendo il passato di una persona, così come si fa con il passato di una nazione, di un popolo, si può capire chi è la persona. Sono uno che è stato povero, che si è costruito da solo. Thank you.
diceva mio padre una frase che oggi l'ha detta, penso nel 2001, è sempre attuale, quando mi hanno detto Berlusconi è vittima del DPF, dicevo, faccio papà, ma che cos'è sto DPF? E lui mi diceva, dell'utile, previti le femmine, cioè, prima o poi su queste tre cose cadrà.